Due anni dalla tempesta di vento che in una notte sfigurò mezza Versilia, seminando danni e paura. Nel secondo anniversario c'è stata ancora tanta commozione e speranza di fronte al cippo ribattezzato della Rinascita in piazza Versilia a Marina. Cerimonia toccante a Fiumetto domenica mattina di fronte al parco Versilia, simbolo della Rinascita di Pietrasanta, dove è stato posizionato il cippo in marmo e bronzo realizzato dagli artisti Daniele Bazzichi e Matteo Castagnini. Sconfortanti i numeri del disastro ricordati dal sindaco Massimo Mallegni in occasione della Santa Messa celebrata da Don Alessandro. Sono stati feriti o abbattuti 15.000 alberi in una notte, danneggiati un immobile su 4 e 150 imprese. I danni agli edifici pubblici hanno superato i 2 milioni di euro, ha ricordato il primo cittadino. Nessuno ci ha rimesso la vita e questo è stato davvero un miracolo. Oggi proseguono gli interventi per la riforestazione del bosco della Versiliana e del prato di Viale Apua, dove saranno piantumate oltre 3.000 piante per riforestare circa 11.000 ettari. In arrivo anche la potatura di 960 piante, abbattimenti e la rimozione di 205 ciocche stramazzate. Buone notizie arrivano invece per i privati in attesa da 2 anni dei risarcimenti. Sono 149 le domande ammesse su 183 presentate, per un importo che supera il milione di euro. La Regione Toscana ha pubblicato infatti, finalmente, la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre scorso, che stanzia le risorse finanziarie per il rimborso dei danni al patrimonio edilizio abitativo.